Nonostante i dati dell'ultimo anno dimostrino come le strade europee siano ancora le strade più sicure al mondo, restano alti i numeri dei decessi relativi agli incidenti stradali. Nel 2015 le vittime sono state 26.000, dato stabile rispetto all'anno precedente. Ma l'obiettivo della Commissione è quello di dimezzare questo numero entro il 2020 e per questo Bruxelles ha adottato una serie di regole da applicare al settore dell'autotrasporto, uniformando la classificazione delle infrazioni gravi e introducendo nuovi controlli satellitari per i tachigrafi, quelli utilizzati da chi conduce autobus o pullman per evitare che possano essere manomessi a scapito delle ore di riposo obbligatorie. Ci sono i mezzi anche a livello tecnologico per far sì che questi conducenti di autobus riposino le ore giuste e facciano i loro turni, perché molto spesso, anzi ci sentiamo di dire praticamente sempre, il problema è un errore umano. È vero? Ogni singolo deceso o lesione grave è uno di troppo, e per questo è molto molto importante che con le pullman, dove c'è multipli passaggeri, che i conduttori sono in buona forma e che i conduttori non soffrano a pressioni economiche per esempio rispettare i tempi di pausa. C'è legislazione europea fissa che le pause, i tempi di lavoro per i conduttori e anche il controllo del tachografo, del tempo per il passaggio del lavoro dei conduttori. Anche, claro, c'è questo sviluppo tecnologico con la possibilità di utilizzare il sistema Galileo per controllare se il tachografo, se le regole sotto il tachografo sono rispettate. E nel futuro è chiaro anche che c'è tutta una possibilità di automazione della connettività dei veicoli con la infrastruttura, con le strade intelligenti. Tutto questo per fare che l'errore umano si è già riduttato, e che tragedie come queste in Spagna la settimana scorsa non si riproducono, perché, come dico, ogni singolo deceso o lesione grave infatti è uno di troppo. Abbiamo in Europa 26.000 persone l'anno scorso che hanno perso la vita sulle strade, è una tragedia, no? Bene, grazie a Jakub Adamovic per essere stato con noi.